Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hello my friend, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura, benvenuta anche a te. Benvenuto. Benvenuti Davide. Ai nostri amici che sono lì, che ci stanno guardando e non aspettano altro che noi andiamo a reazionare un'altra canzone russa. Oggi andiamo a reazionare questo cantante che abbiamo scoperto, che si chiama Maxim Fadev. Maxim Fadev, insieme a Grigory Leps, vabbè che... con la canzone Aquile e Corvi, amici, ma Grigory Leps ci siamo innamorati della sua voce, però anche quest'altro artista ci è piaciuto molto, quindi io vorrei capire che canzone uscirà fuori. Cioè, perché ascoltare due artisti del genere che cantano la stessa canzone, wow, avendo visto anche ovviamente il video, fantastico, il testo molto bello, molto patriottico come al solito, e insomma delle radici dove siamo venuti, dove siamo arrivati, è importante. E come al solito in questo periodo voglio sempre segnalarvi le nostre cartoline che sono qui, che aspettano voi, quindi potete andare in basso in descrizione su Donation Alert, perché abbiamo questo piacere di inviarvi queste cartoline firmate, autografate da me e Laura, con un pensiero che andremo a scrivere. Basta che fate una donazione, qualsiasi donazione, su Donation Alert, scrivete il vostro indirizzo e il vostro nome e invieremo la cartolina dall'Italia. Avete anche voi un nostro ricordo, ma soprattutto ci farebbe piacere che poi quando arriva la cartolina ci mandate anche una foto, perché sarebbe ancora bello, bellissimo, anzi molto bello. Così magari faremo anche un video, metteremo tutti gli amici che hanno preso la cartolina. Che dire cari amici, grazie per essere qui. Io so che sto registrando adesso, ma già so che sarete tanti a vedere questa nostra reazione, e spero che avete passato una buona Pasqua e starete tutti bene. Quindi Laura, se tu sei pronta, noi andiamo a reagire a questa bellissima canzone, almeno lo spero. Алло. Да, малая, привет. Ты где? Да? Ну давай, я тебя жду тогда. Все, давай. Привет. Привет, малая. Ну чего? Ну, пятерки, четверки, как обычно вообще. Понятно. Как бы я вновь хотел оказаться маленьким. Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. И счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. Скажи!
с тобой, орлы или вороны, по дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой? Che fantastico. Questa benedetta adolescenza, madre mia. Come si cambia nella vita, come si cresce. Io ricordo molto del passato e poi ovviamente dopo quando si matura e quindi tutte le stupidaggini che si fanno nel passato non le fai più da adulti, quindi... Però è molto emozionante, darei pure il sangue, sì, al mio nemico, alla persona che magari mi ha fatto soffrire, sì, io lo farei perché sono così, ma canzone molto significativa, due artisti fantastici con una voce splendida che si uniscono in una canzone che può soltanto fare del bene, può soltanto emozionare. Laura, anche questa volta Grigori Leps insieme a questo artista Maxim. Insomma, sono riusciti a far uscire un capolavoro, è molto bello, è molto emozionante ascoltare tutto quello che è diverso dai testi nostri, molto diverso dai testi che andiamo ad ascoltare, la musica anche nostra, italiana o anche colombiana, perché proprio si nota una diversità di pensiero nelle cose, anche se questo tema è molto attuale, perché parliamo della vita, chi di noi non ha passato questo? Ma io ho visto dei testi molto, molto particolari e diversi che, ripeto, fanno pensare e riflettere diversamente anche nel modo come pensiamo noi, Laura. Ah sì, Davide, questo lavoro, come io sempre lo dico, il lavoro nostro è un lavoro molto bello, molto toccante, pieno di sentimenti, quelli che noi possiamo condividere con tutti voi. E per voi condividere con noi questa bellissima canzone e far riconoscere a Grigori, che è stato bellissimo, una conoscenza fantastica, e Massimo, un grandissimo, un artista meraviglioso, quindi con un testo toccante, quello che tu stai dicendo, una cosa che veramente è stato sempre nella vita di tutti noi quando siamo stati adolescenti, le cose che si fanno, e dopo quando tu cresci e dici mamma mia, ti ricordi che noi eravamo nemici, adesso siamo amici, e quindi tante cose che adesso gli adolescenti passano, soffrono e magari non capiscono che più avanti sorride la vita e molto, molto più tranquilla, molto più carina. E grazie, bellissimo video, bello, toccante, bello Davide. Bello il testo, tanto, bello tutto, tanto, sì, tanto, sì. Tanto, ci rimane sempre qualcosa di quello che andiamo ad ascoltare, quindi siamo grati anche a voi, giustamente, per quello che ci fate ascoltare, per quello che ci date, per quello che ci trasmettete, per quello che ci scrivete, per tante cose. Che dire, siamo felici di stare qui con voi, come dicevo, spero che avete passato una bellissima Pasqua tutti insieme in famiglia, vi abbiamo augurato tantissimi auguri, abbiamo creato un contesto apposito in cirillico, in russo, abbiamo scritto appunto degli auguri a tutte le vostre famiglie, a tutti voi, vi auguriamo tanto bene, tanto amore e tanta salute, vi vogliamo veramente tanto bene, cari amici, quindi vi invitiamo a iscrivervi. A chi non lo ha fatto, vi ricordo che ci serve anche il vostro aiuto, iscrivetevi adesso, commentate come fate voi di solito e attivate la campana delle notifiche per essere sempre aggiornati su ogni cosa che facciamo. E ripeto un'ultima cosa, è molto bello vedere anche altre canzoni che facciamo noi in spagnolo o altre lingue, molti amici russi che vengono ad ascoltarla e a scrivere in russo. Questo fa capire tanto che ci seguite e ci amate.
e questo ci fa veramente piacere. Vi vogliamo bene, un abbraccio forte, un bacio, ciao. Ciao a tutti.